Vedete come mi sono appoggiato non più a un galleggiante, a un salvagente, ma a una zattera, a una nave straordinaria, perché dalla geografia sono passati a quello che è il culto di San Gennaro, che cosa ha determinato non solo dal punto di vista della fede, ma dal punto di vista culturale e soprattutto artistico. E qui, ritornando quindi a Artemisia Gentileschi e a Luca Giordano, bisogna fare riferimento a che cosa è accaduto. Perché attraverso questa leggenda di San Gennaro, che si è protratta nel tempo, sono usciti e sono stati realizzati moltissimi capolavori, ma anche sono molte le cose realizzate per la cappella del tesoro di San Gennaro, che vi ricordo è laica, non appartiene alla Chiesa. E questo grazie alla genialità dei napoletani, perché nel 1526 Napoli era afflitta da tre flagelli: la guerra Francia-Spagna, gli Angioini avevano perso la città, cercarono di riconquistare il regno, assediarono Napoli, avvelenarono il fiume Bolla, creando una peste con 250.000 morti. Città disgraziata, 250.000 morti, una delle città più popolose d'Europa, immaginate, il mare era sommerso di cadaveri, con 30 terremoti al giorno che era creati dal Vesuvio. E la carestia. Ovviamente i napoletani ritornarono all'origine, cioè a quel signore che aveva fatto l'affresco nelle catacombe di San Gennaro per ringraziare San Gennaro per la protezione, fecero un voto che se San Gennaro avesse fatto terminare questi tre flagelli gli avrebbero dedicato una nuova cappella, perché la cappella del tesoro vecchio di San Gennaro, ancora esistente, è in un angolo molto angusto del Duomo, con delle scale a chioccia dove per la verità anche un vescovo era caduto, stava cadendo, provocando forse addirittura la rottura delle ampolle che miracolosamente, caso di dirlo, non si sono rotte. Bene, i napoletani però non si affidano alle preghiere, bensì fanno qualcosa di geniale, come al solito, e cioè fanno un atto notarile con San Gennaro, un patto con un santo morto 1200 anni prima. Geniale. Questo patto, questo atto, è uno dei primi documenti che ho inserito nella visita del museo, perché Napoli era divisa in sedili, sedili, seggi, erano sei seggi, che avevano grande potere normativo. I rappresentanti dei sedili fecero questa promessa, andarono da un notaio, il quale redisse questo contratto. Ma come fu garantito insieme all'agrama giuridico? Fu garantito perché cinque notai garantirono per San Gennaro, quindi presero le parti San Gennaro, quindi c'era la parte e la controparte. Geniale, geniale, veramente geniale. Sottoscrissero quest'atto e fra le clausole vi era che non dovesse partecipare nessun ducato che venisse dalla Chiesa, ma solo soldi dai napoletani, perché quella sarebbe diventata la casa dei napoletani, la cappella del tesoro di San Gennaro. San Gennaro mantenne i patti, sebbene non sia andato a firmare, ed ecco quindi che i rappresentanti dei sedili della città formano nel 1601 un assessorato, l'assessorato deputato alla costruzione della cappella del tesoro di San Gennaro. Ci sono voluti ben 46 anni prima che la cappella fosse realizzata, perché è stata inaugurata il 16 dicembre 1647, e questo assessorato è diventato deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ancora oggi esistente, ancora oggi è intatta la laicità della cappella, sebbene molto spesso vi siano stati contrasti con i vescovi che hanno tentato di assorbire. E grazie a questo voto si è creato uno dei tesori più importanti al mondo, che non è fatto di cianfrusaglie, e anzi tutt'altro. E sebbene ricordi quel film straordinario, meraviglioso, con Manfredi e con Totò del 1962, Operazione San Gennaro, dove Dino Risi attinge a tutta la sua fantasia, c'è un dato vero: che il tesoro di San Gennaro è protetto dai napoletani, su questo non c'è dubbio. E il percorso che è stato fatto, il percorso che abbiamo, è di un tesoro straordinario che nasce da una leggenda, ma che si è solidificato in queste radici profonde della città, con opere e statue meravigliose, 54 statue d'argento, perché poi i napoletani hanno sempre una marcia in più. Voglio ricordare che San Gennaro
E qua è arrivato da 53 compatroni. È l'unica città al mondo che ha 54 patroni, ognuno con una delega. E ovviamente ci sono circa, no, circa, ci sono 53 statue d'argento. Quella invece realizzata da Carlo d'Angiò nel 1305 è d'oro, argento e gemme preziose. E perché ho fatto riferimento ai 1000 volti di San Gennaro? Perché proprio quel busto potente, fortissimo, incredibile, è sicuramente l'immagine di un potente del tempo, cioè il vescovo d'Ormont. E così tante altre immagini di San Gennaro sono le voci, anzi i volti di tanti napoletani. Allora, io come dicevo mi sono veramente attaccato alla Portella, il tesoro di San Gennaro di per sé è un fatto reale, esistente, ha documenti scientifici perché la deputazione ha fatto un lavoro straordinario, essendo volontari hanno trascritto tutto quello che accadeva in cappella. Per conoscere la storia di un oggetto del tesoro di San Gennaro basta andare nell'archivio, fare una ricerca e vedere come è stato realizzato, quali sono state le tecniche, come si deve andare a pulire o restaurare, ma soprattutto perché la deputazione ha fatto quello che oggi chiameremo il controllo qualità. Non ha mai accettato doni per l'addobbo liturgico della cappella del tesoro di San Gennaro che non avessero un'alta valenza artistica, non economica. Poi, ovviamente, sono nati capolavori straordinari di valore inestimabile come la mitra di San Gennaro, come la collana di San Gennaro. La collana, voglio ricordare, che è stata realizzata in 250 anni con i doni di tutti i sovrani che sono passati o hanno governato a Napoli. Allora, io voglio chiudere qua questo mio intervento che si è molto dissociato da quello che il direttore prima ha enunciato così bene parlando di evoluzione degli edifici, di come abbiano attraverso le ricerche scientifiche siamo potuti risalire alla storia di questi edifici, degli anfiteatri in particolare, però ovviamente è anche giusto che non si possa dimenticare come l'anfiteatro Flavio abbia perlomeno accolto nel suo seno una leggenda straordinaria, San Gennaro e Napoli. Grazie.